70 volte resistenza, la voce in versi di chi c'era, il ricordo. Da un racconto di Odilio Parma in memoria di Vincenzo Tofano. Terremoto. Era magro Terremoto, come un uscio, e con due occhi. Non me lo ricordo il colore. Erano grandi, fondi, pungenti, scuri mi pare. Veniva sempre al moretto a giocare a carte e aveva sempre qualcosa da darti. Sigarette, oh, di sigarette ne giravano poche con la guerra. E una volta addirittura un paio di scarpe. Ma dove le hai prese, Enzo? Ti piacciono? Ti vanno bene? Prendile e taci. Poi un giorno ci ha fatto vedere un revolver, grande e lucido, e l'ha sbattuto lì sul tavolo. Mo dire sei matto, Enzo? Se te lo vedono i tedeschi, te sei morto. Io con questi ne ammazzo uno anche oggi di Tugnini. Lo ha ripreso, se l'è sbattuto in tasca ed era un miracolo che non si notasse. Lui così magro e il revolver così grosso. E se n'è andato. Ne ha ammazzati davvero tanti di tedeschi Terremoto, lui e pochi altri da soli. Con le divise dei soldati sono entrati al Baglioni di Via Indipendenza. SS, un quartier generale intero, sono saltati tutti in aria. Poi è scappato per forza. Si è rifugiato alla Fondazza. E poi, beh, poi lo sapete anche voi quello che può succedere in questi casi. Qualcuno ha tradito. Uno dei suoi. Noi sappiamo tutti più o meno chi è stato. No, non ve lo dico. Troppo tempo. E poi a cosa servirebbe? Si è chiuso in casa 3 anni per la paura, lui là. Beh, i tedeschi hanno preso Vincenzo, 4 giorni. Lo hanno picchiato e torturato. Lo sapete anche voi come facevano. Poi è morto Vincenzo. Fucilato, però di fronte. L'hanno guardato negli occhi mentre sparavano. Aveva 19 anni. I ragazzi di oggi sono belli, eleganti, conoscono gli eroi della TV, del calcio, litigano per queste cose. Ma la libertà, il profumo, la fatica, la paura, la polvere, la consistenza, il colore della libertà, no, quella non la conoscono.